tutti e benvenuti a Corriere Lifestyle. In questa puntata vi parlerò di una delle cose più importanti per i coreani. No, non sto parlando della diatriba con la Corea del Nord e no, nemmeno dell'estinzione dei panda. Sto parlando della nail art. Infatti oggi voglio proporvi tre idee per decorare le vostre unghie in pieno stile coreano, ovviamente in tema natalizio. Tra l'altro sono dei modi facilissimi, cioè proprio per incompetenti quali io sono, quindi non preoccupatevi, armatevi di pennellini, stuzzicadenti, pietruzze e iniziamo subito. Questo è il primo decoro. Per la prima nail art avete bisogno di un smalto rosso. Io ho scelto questo rosso bordeaux un po' scuro. Questo è di Maybelline Color Show numero 352 Downtown Red e di uno smalto glitterato. Io ho scelto questo che è di Pupa ed è lo 001. Ok? E poi gli utensili che vi servono per questa nail art fantastica e molto molto impegnativa sono un pennellino tipo questo, tac, che è un pennellino da trucco che io ho convertito a nail art, costa pochissimo, tipo un euro. Oppure potete usare anche una cosa del genere, che sono quelli per gli ombretti, le spugnette per gli ombretti che si trovano in qualsiasi truss, proprio tutte quante. Pronte? Iniziamo subito allora, via! Come prima cosa stendete lo smalto rosso su tutte le unghie. Numero maggio da me malasso. Usando il pennellino picchiettate lo smalto glitterato sulla punta delle unghie. Veniamo ora alla numero 2. Avete bisogno di uno smalto dorato. Io ho questo di H&M che si chiama 70s Boho e vabbè, uno smalto dorato e uno smalto verde. Io ho questo verde scuro molto bello, sempre di Pupa, e che è vagamente glitterato, un po' un ottanio, insomma, ecco, vabbè, insomma, una cosa del genere. Pronte? Via! Prendete una passata di smalto dorato su tutte le unghie. Che mai il midor su no so. Tell me why momma momma coitana. Con lo smalto verde, partendo dal lato dell'unghia, fate un semicerchio in direzione del centro e la stessa cosa dall'altra parte. I wanna get your love. Love, love, love. Everybody clap, clap, clap. I want you back to me. Come soldato. Ed ecco l'ultima manicure che vi propongo oggi. L'ultima è quella più complicata. Per questa avete bisogno di uno smalto bianco, poi uno smalto glitterato. Io uso questi qua che sono più grossi di quelli di prima, oppure se li avete potete usare questi, non so se li vedete, sono dei brillantini, sono stracarini, vanno incollati con una colla speciale che di solito si trova nella confezione, quindi se li avete potete usare questi. Io oggi invece uso questi perché è più veloce. Poi avete bisogno di uno smalto e io l'ho scelto rosso, visto che è Natale uso quello di prima. E basta, se volete dal verde. Con lo smalto rosso fate una half manicure come abbiamo visto prima. Tendete due passate di smalto bianco sulle altre unghie. Just
사람들 어쩌면 그냥 별짓 없이기 전에 숨고 시담은 순수할 뿐 날 잡고 놀아봐요 싫다면 ora occhio, fate un fiocco di neve facendo delle piccole lineette con il pennello che abbiamo usato nella prima nail art. Up in the sky, high, 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 I'm so high, fly, fly, touch the sky, say la 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 la. Con lo smalto verde e un dotter facciamo dei puntini attorno al fiocco di neve. Ne ho già now, insegnina hambam, io wanna banham, baby. Sempre con questo pennello, dopo averlo pulito, facciamo un albero di Natale sull'altro dito. Occhio, questo è un po' difficile. Usando la spugnetta picchiettiamo lo smalto rosso sull'altro dito che abbiamo dipinto invece con lo smalto bianco. Questa puntata di Korean Life and Style è finita, io vi saluto con la mia nail art fatta, ok è vero questa era un po' più complicata delle altre, però dai, ci potete riuscire benissimo, io sono fiduciosa e credo nelle vostre potenzialità. Se avete richieste, se il video vi è piaciuto, sempre la solita storia, like and subscribe, e se avete appunto richieste, giù nei commenti. Devo inoltre ringraziare Giugiu perché grazie a lei ho avuto l'ispirazione per fare questo video, visto che chiacchierando nei vari commenti mi aveva scritto che le sarebbe piaciuto una nail art ispirata al K-pop. La faremo prossimamente, per il momento cioccolata natalizia. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima.